due partite da protagonista in questo finale, c'è bisogno di tutti, no? Per ottenere l'obiettivo sperato. Sì, assolutamente, anche perché giocando ogni tre giorni è importante farsi trovare pronti e essere comunque importanti per la causa. Non è stato semplice per te, anche perché non è facile non avere la continuità in una squadra dove magari se ne sbagli una, poi sei chiamato a tornare in panchina. Però è anche vero che hai dimostrato comunque una grande forza caratteriale, no? Perché poi non è semplice farsi trovare pronti quando magari è passata, quando sono trascorse tantissime giornate, no? In un finale dove ad un certo punto sei stato chiamato in uno scontro diretto, tra l'altro fondamentale, come quello contro il Pisa dopo una brutta sconfitta di Frosinone. Insomma, è un calò determinato che vuole dimostrare, no? Di esserci in un finale, lo ribadisco, fondamentale. Sì, certo, magari inizialmente ho fatto un po' di fatica, ma diciamo che è stata una cosa un po' più fisica. Poi ovviamente le scelte del mister sono scelte, noi dobbiamo accettarle e allenarci sempre al massimo per poi farci trovare pronti, perché se magari ti butta dentro e non rendi, alla fine dai ragione a lui che non ti fa giocare, quindi devi farti trovare sempre pronto e quindi diciamo che meglio fai, meglio ti alleni, poi meglio rendi in partita. Studio. Domando a Giacomo, che chiaramente salutiamo anche da studio. Sonia parlava dal punto di vista individuale, ma di squadra cosa è cambiato in questi 15 giorni? Perché vediamo una carica emotiva diversa nel vostro volto. Ma guarda, è cambiato qualcosa a livello mentale, a livello anche di gruppo, e ci siamo uniti molto di più rispetto magari a un inizio dove eravamo un po' più in difficoltà, e abbiamo capito che alla fine la Serie B è un campionato tosto e non puoi permetterti di avere alti e bassi, di essere sempre costante, e magari abbiamo capito anche che importante sicuramente vincere è la cosa più importante, però abbiamo imparato anche a non perdere. Billy. Ciao Giacomo. Calò, che ricordo alla Juve Stabia, un calciatore che a me piaceva tantissimo, poi una stagione altalenante a Pordenone, quest'anno un inizio in sordina, ora nelle ultime due partite un Calò che ricorda quello dei tempi della Juve Stabia. Cosa manca a Giacomo Calò per diventare un giocatore dal rendimento costante? I gol. Aspetto psicologico. No, diciamo che devo migliorare assolutamente, a farmi trovare un po' più pronto, un po' più in avanti, nella zona dell'area, per tirare un po' più in porta, perché ovviamente il gol alla fine è la cosa più importante, diciamo sotto l'aspetto soggettivo. Ovviamente è normale che se la squadra vince meglio, però se guardi da solo il giocatore, poi alla fine leggi le statistiche, guardi partite, gol, non guardi magari il minutaggio o come ha giocato durante l'anno. Sonia. Invece io ho una mia curiosità personale, la voglio chiedere direttamente a te, non l'ho chiesta a Fabio Caserta, perché parliamo spesso di caratteristiche diverse, le tue rispetto a quelle di Viviani. Anche ieri con Marcolina parlavamo della tua posizione, no? Tu giochi proprio davanti alla difesa, alle volte sembri un difensore aggiunto. Marcolina diceva una questione di equilibrio, soprattutto quando hai due terzini che spingono parecchio. Ecco, la mia curiosità, è una tua caratteristica o è ciò che ti chiede Fabio Caserta? Perché non ce lo dimentichiamo che tu sin da subito hai avuto una grande responsabilità voluto da Fabio Caserta, che ti ha subito dato un po' le chiavi del centrocampo e dell'intera squadra. Sei tu che per caratteristiche fai più fatica ad avanzare, ad acquistare centimetri, preferisci giocare più basso, oppure è ciò che ti chiede per dare equilibrio alla squadra? No, sai, come hai detto tu, i terzini nostri siamo sempre molto aperti, alti, quindi
se vado anch'io molto in avanti, anche non so, per esempio oggi con la regina magari lasci i due centrali 2 contro 2, quindi devo essere anche io intelligente a sapermi muovere in qualche momento, devo alzarmi, in altri momenti comunque devo coprire davanti a difesa per far sì che i difensori centrali facciano meno fatica.